Anna De Gravina e Tedesco del Bitonto. Seguono con 13 reti Giorgetti del Novoli e Gennari dell'Everano. Con questo è tutto, una risentirci la settimana prossima da Dino Romano, dalla redazione pugliese di Tuttocampo. Andiamo adesso a ritrovare la voce del nostro Adriano Fiorini. A proposito, vi ricordo al giovedì la sua trasmissione che vi racconta tutti e nove i gironi del massimo campionato nazionale dilettantistico, cioè la Serie D. Quindi mi raccomando, dopo aver ascoltato al mercoledì l'Eccellenza, ascoltate anche la Serie D, tutto in collaborazione col sito nazionale dedicato al calcio dilettantistico, tuttocampo.it. Adesso però la parola va ad Adriano Fiorini per i due gironi del torneo di Eccellenza Laziale. A seguire Costantino Ciudino dalla Sardegna ci racconterà il torneo di Eccellenza dell'isola. Un saluto da Adriano Fiorini e da Tuttocampo.it Roma, bentornati all'Eccellenza Laziale. Vediamo subito che cosa è avvenuto nel girone A. Ecco i risultati: Almas Roma Fregene 3-3, fuori casa il Crecas Città di Palombara batte il Fontenuova per 1-0, la Sabina Atletico Vescovio 1-0, la Dispoli Montefiascone 5-3, a Monterotondo il Montecelio batte il Monterotondo 1-0, Pro Calcio Tor Sapienza Boreale 0-0, Sporting Città di Fiumicino Civitavecchia 2-1, Tolfa Grifone Monteverde 4-0, Vigor Acqua Pendente Nuova Monterosi 3-3. Questa è la classifica al termine del 25° turno. Nuovo Monterosi in testa con 56 punti, seguito dal Crecas Città di Palombara con 46, Sporting Città di Fiumicino 44, Tolfa 43, la Dispoli 41, a 38 punti Boreale e Vigor Acqua Pendente, a 37 punti Civitavecchia e Pro Calcio Tor Sapienza, la Sabina 33, Almas Roma 32, Atletico Vescovio 31, a 27 punti il Montecelio ed il Fregene, a 26 punti Monterotondo, Grifone Monteverde e Montefiascone. Ultima il Fontenuova con 19 punti. Si chiude con un pareggio 3-3, la bella sfida tra Vigor Acqua Pendente, la capolista Nuova Monterosi, in vantaggio già dopo 3 minuti dall'avvio della gara grazie alla sfortunata autorete di Avola. I padroni di casa pervengono al pareggio 2 minuti più tardi con Salepico. Nei 15 minuti successivi Nuova Monterosi in rete con Renan Pippi e Costantini per il momentaneo 3-1. Prima della chiusura del primo tempo, Del Giusto accorcia le distanze della Vigor, che in apertura di secondo tempo perviene al definitivo pareggio con Manuel Salepico, che firma così una pregevole doppietta. Il mezzo passo falso lascia la squadra di Mister D'Andrea in testa alla classifica, ora con sole, si fa per dire, 10 lunghezze di vantaggio rispetto alla prima inseguitrice. Il punto conquistato dalla Vigor Acqua Pendente non modifica ovviamente la tranquilla posizione in classifica. Il Crecas Città di Palombara, in trasferta, ha la meglio sull'ultima in classifica, il Fontenuova, per 1-0 grazie alla segnatura di Dominici, arrivata alla mezz'ora della ripresa. Il 13° successo pieno della squadra di Baiocco mantiene la compagine rossoblu in seconda posizione, ormai condannata alla retrocessione, crediamo, il Fontenuova. Torna a vincere lo Sporting Città di Fiumicino dopo lo scivolone esterno del precedente weekend. In casa la squadra di Scudieri si libera dell'ostacolo Civitavecchia per 2-1, Ingiosi e Marzi per i padroni di casa, Cerroni per l'unico gol della Vecchia. Sconfitta senza appello per il Grifone Monteverde che in trasferta contro il Tolfa subisce un pesante 4-0. Di Borriello, Giocondo, Gori e Compagnucci le reti della 12ª vittoria stagionale della formazione allenata da Bentivoglio. Dopo 3 sconfitte consecutive torna a vincere il Ladispoli, ora guidato in panchina da Zannini, dopo l'uscita di scena di Solimina. 5-2 il punteggio a favore del Ladispoli contro il Montefiascone, da segnalare la doppietta personale di Cerone nelle fila del Ladispoli. Mentre Pro Calcio Tor Sapienza e Boreale al Castelli decidono di dividersi la posta in palio, chiudendo in pareggio da porte inviolate, il La Sabina conquista 3 punti nell'incontro casalingo contro l'Atletico Vescovio. Il gol della vittoria, realizzato al 30° del secondo tempo, porta la firma di Amoroso. Atletico Vescovio sempre vicino alla zona playout, la Sabina più tranquilla dopo la 9ª vittoria della stagione. Nello scontro salvezza tra Almas Roma e Fregene le squadre chiudono con un pareggio e tanti gol. 3-3 il risultato alla fine della gara. Doppiette per Federici in casa Almas Roma e Rossi in casa Fregene. La rete di Roselli, mentre si giocava il 17° del primo tempo, permette al Montecelio di uscire dal campo del Monterotondo con 3 punti d'oro, che a 9 giornate dalla fine non fanno sembrare impossibile l'uscita alla zona playout. Si vedrà. In classifica marcatori sempre in testa Ciro Di Fiandra dello Sporting Città di Fiumicino con 17 gol, inseguito da Orlando Fanasca della Nuova Monterosi con 16 reti e più indietro Manuel Salepico della Vigor Acqua Pendente e Gianluca Toscano della Ladispoli con 15 reti.
squadre di nuovo in campo domenica 6 marzo con questo programma per la 26esima giornata: Almas Roma, Fontenuova, Boreale, Sporting Città di Fiumicino, Civitavecchia, Ladispoli, Crecas Città di Palombara, Procalcio Tor Sapienza, Fregene, Atletico Vescovio, Grifone Monteverde, Monterotondo, Montecelio, La Sabina, Montefiascone, Vigor Acqua Pendente, Nuova Monterosi, Tolfa Calcio. Per il girone A dell'eccellenza laziale è tutto, passiamo adesso a vedere che cosa è avvenuto nel girone B. Ed eccoci all'eccellenza girone B e quindi lettura dei verdetti dell'ottava giornata di ritorno. Anzio, Roccasecca 3-2, Arce cede al Lido dei Pini 2-1, Audace San Vito Empolitana Nettuno 5-1, Cassino Gaeta 1-0, Itri Città Monte San Giovanni Campano 3-1, Morolo Colleferro 3-1, a Pomezia il Città di Ciampino batte il Pomezia 2-0, Vissartena Città di Minturno Marina 5-0, riposava il Lariano. Così la classifica: Città di Ciampino 51 punti, Anzio 49, Vissartena 46, Audace San Vito Empolitana 43, Cedi Alido dei Pini 39 punti, Cassino 37, a 36 punti Colleferro ed Arce, Itri 34, Morolo 32, Roccasecca 30, a 29 punti il Pomezia, Città di Minturno Marina 23, Gaeta 21, Città Monte San Giovanni Campano 18, Nettuno 13, chiude l'Ariano a 11 punti. Le reti di Martinelli nel primo, di Carnevali nel secondo tempo confermano il Città di Ciampino quale prima forza del girone B e permettono alla formazione di Punzi di uscire con i tre punti dal campo del Pomezia, sempre alle prese con la zona play-out. Con questa la striscia positiva del Città di Ciampino si allunga a 17 risultati. Non molla l'Anzio che in casa contro il Roccasecca centra il successo pieno imponendosi per 3-2, padroni di casa in vantaggio per 3-0 alla fine della prima frazione di gara con le reti di Barile, Loria e Riitano. Alla ripresa la formazione di Mancone si fa sotto pericolosamente arrivando al 3-2 con le segnature di Giustini prima e Caligiuri poi dal dischetto del penalty. A questo punto si accendono gli animi tanto che l'arbitro, Ciarniello di Roma, è costretto ad espellere il tecnico della squadra di casa, poi Cardinale direttamente dalla panchina e De Angelis. Ma al di là della tensione il punteggio non cambia più, Anzio sempre secondo a 2 punti dalla prima della classe. Cinquina della Vissartena in casa al Città di Minturno Marina, nel 5-0 finale ben 4 le reti messe a segno dai fratelli Monaco del Monaco. Tanti i gol tra l'Audace San Vito Empolitano e del Nettuno, 5-1 lo score finale, brillante la prestazione di Regis che chiude l'incontro con una tripletta. L'Arce stende in casa per 2-1 il Cedi al Lido dei Pini, De Angelis e Lembo rendono inutile la rete di Cristofari per gli ospiti realizzata su rigore. Il Cassino castiga sul proprio terreno di gioco il Gaeta con la rete di Cardazzi realizzata al 20° del primo tempo. Diventano così 3 le sconfitte patite dalla squadra di Melchionna nelle ultime 3 uscite di campionato. Colpo casalingo per il Morolo che in casa ha la meglio sul Colleferro per 3-1. Punti importanti per la formazione allenata da Dinolfi che prova ad allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili della zona play-out. Di Movila, Sanna e Perrotti le reti dei padroni di casa, di Prati l'unica segnatura per il Colleferro. L'Itri non tradisce i pronostici del pregara ed in casa batte per 3-1 il Città Monte San Giovanni Campano. Di Paola, Pesce e Lubrano portano l'Itri sul 3-0 prima della rete del definitivo 3-1 realizzata da Silvestri su rigore. Il Lariano, ultimo in classifica, ha riposato nel fine settimana. In testa alla classifica marcatori troviamo ancora Diego Tornatore della Città di Ciampino con 25 gol, seguito da Flavio Cristofari del Cedi al Lido dei Pini e da Lorenzo Regis dell'Audace San Vito Empolitana con 16 segnature, dietro di loro Daniele Barile dell'Anzio con 13 gol. Questo è il programma della 26esima giornata che andrà in scena il 6 marzo. Cedi al Lido dei Pini Cassino, Città di Minturno Marina Anzio, Città Monte San Giovanni Campano Pomezia, Colleferro Vissartena, Gaeta Audace San Vito Empolitana, Lariano Città di Ciampino, Nettuno Morolo, Roccasecca Itri. Riposerà l'Arce. Per l'eccellenza girone B laziale è tutto. Adriano Fiorini e tuttocampo.it, redazione di Roma, vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima settimana. Ventiquattresima giornata, girone A, eccellenza, Sardegna. Paba, con il suo latte dolce, si avvia senza troppi imprevisti nel percorso per il rientro nella Serie D nazionale e il solo Muruni, guida della Tritucuri, sembra al momento la rivale che potrebbe creare qualche sorpresa. Sorpresa invece esclusa per il Porto Corallo, ufficialmente retrocesso nel campionato di promozione.
A 6 giornate dalla fine, infatti, il Latte Dolce, fermato con un risultato a sorpresa dal volenteroso Valle d'Uria, conduce con 57 punti, seguito da Atletico Uri, Corsaro, Attonara con un perentorio 4-1 a 52. Il San Teodoro, vincente contro il Selagius per 1-0, si porta a 49 e chiude il trio di Battistrada. Per il Tergu e il Calangianus i punti sono 39 e il gruppo di Boncore raggiunge i gallurisi grazie al successo esterno sul Porto Corallo e il blocco casalingo per la squadra di Sasso con il Taloro finito sullo 0-0. Poi a seguire Ferrini 37, Ghilazza 36, Tortolì 33, Taloro e La Palma 32, Valle d'Uria 31, Tonare Monastir 28, Castelsardo 25, a chiudere il Selagius con 23 e il Porto Corallo a 0 punti. Importante il successo del Monastir a Castelsardo che porta il gruppo ad agganciare il Tonara e sorpassare il Castelsardo stesso. Deludente il pari interno del Calangianus con il Taloro, con i gallurisi ora affiancati dal Tergo. Tuttocampo.it invita i tifosi ad inviare foto e filmati delle tifoserie e delle trasferte della vostra squadra del cuore. Tuttocampo.it, iscriviti al nostro portale e mandaci il tuo materiale. E torniamo dunque qui allo studio 2 del palchetto di Gozzano per occuparci del torneo della Riviera Ligure, della Liguria. 23esima giornata giocata il 28 di febbraio, Imperia Voltrese 4-1, Ledici Castle finale 0-4, Magra Azzurri Ventimiglia 2-2, Rapallo Ruente Sangelo Baiardo 0-1, Real Valdivara Cairese 0-0, Rivasamba Busalla 1-0, San Margheritese Football Genova Calcio 1-0, Unione Sanremo Sestrese 2-1 per una classifica. Finale 53, Unione Sanremo 48, Magra 46, Imperia 36. Riva Samba 31, San Margheritese e Voltrese 29, Football Genova Calcio e Sestrese 28 punti insieme al Ventimiglia, 27 per la Cairese, Busalla 26, Real Valdivara 25, la Paolo Wentes 23, Angelo Baiardo 22 e Ledici Castle 16. Dunque a 7 giornate dalla fine, parla chiara la classifica, il finale è in fuga per la vittoria con 5 punti di vantaggio sull'Unione Sanremo. A 7 punti di distacco la Magra Azzurri, in teoria ancora in corsa, ma in pratica non pensiamo proprio possa ribaltare la situazione. Le altre sono lontane, in coda sta perdendo l'ultimo disperato treno Ledici Castle, che sembrerebbe ormai avviato verso il campionato di promozione, mentre tra Angelo Baiardo con 22 punti, Rapallo con 23, Real Valdivara con 25, Busalla con 26, Cairese con 27, è lotta stretta. In teoria potrebbero scendere ancora nell'agone per non retrocedere Ventimiglia, Sestrese, Football Genova Calcio che di punti ne hanno 28, ma non pensiamo, vista l'abbondanza di squadre che hanno dietro, che ciò possa essere possibile. Il finale nell'incontro testa coda ha travolto il Ledici Castle 4-0 e ha stabilito, diciamo così, le basi per il suo netto allungo e ha tolto, come abbiamo visto, quasi ogni speranza all'Erici. Vediamo cosa succederà nella 24esima giornata, in programma il 6 marzo. Angelo Baiardo San Margheritese, Busalla Lerici, Cairese Magrazzurri, Sestrese Real Valdivara, finale Unione Sanremo, Football Genova Calcio Rivasamba, Ventimiglia Imperia e Voltrese Vultur Rapallo Ruentes. Quindi per il finale la possibilità di mettere la parola fine a questo campionato. I secondi in classifica a quota meno 5 arriveranno sul loro terreno per l'incredibile scontro diretto. Se il finale dovesse vincere, potrebbe dilatare il vantaggio a 8 punti a 6 giornate dalla fine, e a questo punto la matematica ancora non gli darebbe la certezza di tornare nel campionato nazionale di Serie D, ma veramente il risultato sarebbe proprio a un solo piccolissimo passo. E adesso è il momento di andare a concludere questa trasmissione. Ringraziamo tutti gli amici delle redazioni regionali di tutto campo che ci hanno mandato i loro servizi. Invitiamo chi volesse seguire regioni che al momento non copriamo a farlo spedendoci a sua volta il materiale o a tuttocampo.it qui a noi di RCD Live, e sarete
messi in onda come corrispondenti da questa regione. Dallo studio 2 del Palchetto di Gozzano per questa settimana è veramente tutto. Il vostro Francesco Atlante Beltrami vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.